Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando sento e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua, e tu, Signore, la conosci tutta. Alle spalle di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Sveglia per me la tua saggezza, a quanto più non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se sta qui vicino a tu sei, se scendo negli inferi eccoti, se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, meno le tenebre per te sono oscure e la notte chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. La notte, come splende la tua sapienza su di me, oh Dio. Dai a ciascuno secondo le sue opere. Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, sono studente delle tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora le forme mi hanno visto i tuoi occhi, e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il numero di Dio. Se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti con te sono ancora. Ascoltami, e conosci il mio cuore, provami, conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. La via al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu mi conosci nell'intimo, Signore, e dai a ciascuno secondo le sue opere. In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Sia liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diretto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Cristo è immagine di Dio invisibile, creato prima di ogni creatura, è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e vista di Lui. Quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Ed è capo di quello che è la Chiesa, e principio di tutto, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. In lui è Dio di fare abitare in lui ogni finezza, per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, per appacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.
Della lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Attendete alla vostra salvezza con timore e tremore, e Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni. Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati, in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo. Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella tua legge. Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella tua legge. È fedele ai tuoi insegnamenti. E cammina nella tua legge. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quando fai elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Stretto con il suo popolo un'alleanza nuova ed eterna nel sangue del suo Figlio, e continuamente la rinnova nell'Eucaristia, memoriale della nostra redenzione. Pieni di gratitudine, innalziamo a Lui la nostra umile preghiera. Benedici il tuo popolo, Signore.
Guida i popoli e i loro governanti sulla via della tua volontà. Perché promuovano lealmente il bene comune. Conferma nella vocazione coloro che hanno abbandonato ogni cosa per seguire il Cristo tuo Figlio. Fa che siano un Vangelo vivente e una prova autentica della santità della Chiesa. Tu che hai creato gli uomini a tua immagine e somiglianza, fa che sia eliminata ogni ingiusta discriminazione fra uomo e uomo e fra nazione e nazione. Riconduci gli erranti alla tua verità e amicizia. Fa che impariamo a tendere loro la mano a imitazione della tua bontà. Prendi con te nella gloria i nostri fratelli defunti, perché ti lodino in eterno nella festosa assemblea dei tuoi santi. Ti preghiamo, Signore, con la mediazione materna dell'Immacolata, il Santo Padre, la nostra comunità, per le nostre missioni missionarie, per le vocazioni, parenti e benefattori, per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, per la conversione dei poveri peccatori e per la pace del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Concedi, Signore, al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infundo, qui angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Angele Dei, qui gustos es mei, me tibi commissum pietatis ver. Illumina custodi regge et governa. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Canto pagina 120, 120. O capo insanguinato, nel dolce mio Signore,
lodato e ringraziato in ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e divinissimo sacramento. Dolce cuore del mio Gesù. Dolce cuore di Maria. Visita a Gesù sacramentato. Sono proprio i peccati che hanno paralizzato la mia volontà, Gesù, privandola della grazia che è la sua corrente vitale, il suo sangue vivificante, la sua forza. Non mi sollevo perché mi sono abituato tante volte a rimanere nella mia abiezione e a rifiutare il tuo aiuto, Gesù. Oh, pietà di me, oh mio Gesù, pietà di me. Manda dal cielo la tua grazia perché mi svincoli da questa inerzia. Umilia con la tua potenza gli spiriti maligni che mi conculcano e accrescono la mia fiacchezza. Non guardare i miei peccati passati, non considerare le mie presenti iniquità. Mi protegga la tua misericordia perché sono divenuto oltremodo miserabile. Aiutami Gesù, aiutami Salvatore mio, liberami per la gloria stessa del tuo nome che io porto impresso nell'anima e si propizia ai miei peccati perché sono tua creatura e debbo glorificarti. Sanami da questa paralisi, risuscitami. Io ti glorificherò e ti esulterò in te, mio protettore e mia salvezza. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separare da te con il peccato. Visita a Maria Santissima. Vergine nel corpo, Vergine nell'anima, Vergine consacrata a Dio, Vergine, insomma, come ce lo descrive l'Apostolo, santa di corpo e di anima, eletta, preconosciuta e preparata dall'Altissimo, custodita dagli angeli, prefigurato nell'antico patto, promessa dei profeti. In tanta grandezza sei sempre umile, Maria, in tanta intima gioia, derivante dalla divina maternità, sempre immolata, in tanta gloria, sempre nascosta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria Immacolata, Madre del Santissimo Sacramento, sia lodata e ringraziata in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento, sia lodata e ringraziata in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento, sia lodata e ringraziata in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento, dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sia della salvezza dell'anima mia. Fantum ergo sacramento, veneremur celui, et antiquum documentum nabocet arbitui, restet fides supplementum sensum.
gentia putroque, comparsit lauda. Cielo prestitisti eis omne directamentum in sea mente oremus Deus nobis sacramento mirabile passione memoriam redi Christi tonebe quesum vos vita nos corpe sangue di tu sacra mysteria venerari ut redenzione tu fruttum in nobis iudis sensiamus Quisit regnas in saecula saeculorum. Oremus pro pontifice nostro Francisco, Dominus conserve tello, et vivifice tello, et beatum facia teum in terra, et non trada teum in anima minimi corum meius. Dios sia benedetto. Benedetto Gesù Santo Nome, benedetto Gesù Cristo, per Dio e l'uomo, benedetto il nome di Gesù.
Gesù, Sacratissimo Cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Laudate Dominum omnes gentes. Laudate omnes populi. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius. Et veritas Domini vana et in eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Canto pagina 449, prima e terza strofa, prima e terza strofa. Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta ora. Nessuna creatura è bella come te. Prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, madre che tutto vuoi. Santa ed Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, ti adoriamo, Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, qui e in tutte le chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua Santa Croce hai redento il mondo. Sacri cuori di Gesù e di Maria, custoditeci e benediteci.